Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Avevano rapinato una coppia di giovani in corso Como a Milano la notte tra il 6 e 7 marzo scorsi. In tre avevano chiuso in auto i due fidanzati e con le minacce li avevano costretti a consegnare i portafogli, un bottino di circa 100 euro. A distanza di una ventina di giorni, i carabinieri hanno arrestato tutti e tre i rapinatori incensurati. Il primo, un ventenne di Bovisio, è stato rintracciato quasi subito dopo il colpo dai carabinieri di Milano. I complici sono stati arrestati invece in settimana dai militari di Desio. Si tratta di un 19enne di Seveso e un 28enne di Cesano Maderno. Uno starnuto manda in tilt la superstrada, tutta colpa di un 42enne disoccupato di Lissone che verso le 6:30 di ieri mattina stava guidando la sua Rover, quando nel percorrere la Valassina in direzione Lecco non è riuscito a trattenere un forte starnuto e all'altezza di Desio ha perso il controllo dell'automobile, la quale prima ha sbattuto contro il guardrail e poi nella carambola ha coinvolto una Fiat 600, condotta da uno chef 45enne di Lova Milanese. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati all'ospedale di Carate. Allo chef è stata inoltre ritirata la patente di guida perché è scaduta e dovrà pagare un'ammenda di circa 300 euro per omessa revisione del veicolo. Arresto cautelare in carcere per due marocchini, un uomo 30enne e una ragazza 18enne, arrestati martedì a Seregno con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie a delle segnalazioni, i militari hanno organizzato un appostamento che ha permesso di bloccare su un utilitario e due extracomunitari, entrambi irregolari e privi di documenti. La ragazza è stata sorpresa mentre gettava fuori dal finestrino tre dosi di cocaina, in seguito poi recuperate. La ragazza risulta essere incensurata, invece il suo compagno ha già scontato una condanna di 3 anni di reclusione. È stato ritrovato ad Agrate Brianza, vuoto, il furgone Ducato usato per il colpo alla B3 Stampi SNC di Casazza, in provincia di Bergamo. I ladri hanno abbandonato dopo la fuga e dopo averlo svuotato del prezioso bottino, una quantità stimabile tra gli 80 e i 100 quintali di rami, del valore di circa 100.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nel fine settimana. Il furgone è stato ritrovato dalla polizia locale di Agrate. Nell'aula della Corte d'Assise d'Appello di Milano, dove è in corso il processo per la strage di Erba, i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno fatto sentire un'intercettazione ambientale di Rosa, che parla al telefono con un avvocato e afferma: «Non abbiamo niente da temere, sono sicura che non abbiamo niente da temere». La telefonata è del 7 gennaio del 2007. Il giorno dopo Rosa e Olindo furono fermati. All'inizio negarono gli addebiti, ma poi confessarono davanti al PM e al GIP. In seguito ritrattarono le loro confessioni. Le previsioni del tempo per domani, giovedì 25 marzo. Il cielo al mattino sarà nuvoloso con addensamenti sui rilievi occidentali, poi schiarite su pianura orientale e prealpi orientali, nuvoloso su pianura occidentale, Appennino, prealpi occidentali e centrali e su Alpi. In serata aumento della nuvolosità. Precipitazioni al mattino su prealpi e pianura occidentale. Poi estensione delle precipitazioni anche a prealpi centrali, Alpi Retiche occidentali e centrali, pianura centrale d'Appennino. Neve oltre 1700 metri, temperature minime stazionarie tra i 7 e gli 11 gradi e massime in calo tra i 15 e i 18 gradi. Io vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento per domani. Una buona serata a tutti.